Bene, siamo online. Dovremmo essere online. Sì, perché abbiamo una visualizzazione. Aspettiamo un pochino che si connettano le persone che ci seguiranno. Intanto salutiamo chi sta arrivando. Saluterò intanto chi sta arrivando. Bene, benvenuti, benvenuti a coloro che stanno entrando. Chiediamo qualche minuto di pazienza per poi cominciare. Buonasera Pietro. Due minuti ancora di pazienza, alle 18:35 cominceremo. Quindi chi ci sta guardando attenda due minuti. Un minuto o meno. Bene, direi che possiamo cominciare. Benvenuta anche Alessandra e a tutte le persone che sono già connesse e ci stanno seguendo. Dunque, io sono Valerio Massaroni con Federica Ziarelli per conto di Spazio Humanities e Umbra Cultura. Oggi presentiamo un altro appuntamento di Exordium, che è questa iniziativa che vuole promuovere, dar voce e presentare autori emergenti della nostra letteratura, della nostra poesia. Questa sera abbiamo quattro autori presenti con noi, un altro autore che non sarà presente ma che invierà un video, e Giulia Fuso, che invece, di cui parlo adesso perché non parlerò in seguito, che non potrà essere con noi sebbene fosse nella locandina e nella presentazione che abbiamo fatto. Tutti gli autori, i quattro, i cinque che presentiamo questa sera, sono nati negli anni 90. Io adesso quello che farò è presentare l'ordine ai primi due autori che Federica presenterà, ovvero Bernalda Di Tanno e Riccardo Frolloni, con una breve nota biografica su di loro. Bernalda Di Tanno, che è nata a Vasto nel 1997, laureata in lettere moderne presso l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti. È studentessa di filologia, linguistica e tradizioni letterarie. Suoi inediti sono apparsi su blog e riviste, tra cui La Repubblica di Milano per la bottega di poesia a cura di Maurizio Cucchi e Gradiva International Journal of Italian Poetry, numero 56, pubblicato nel 2019. Dal 2019 è redattrice del lead blog Laboratori di Poesia. Noi presenteremo oggi il suo libro Fraintendere le stelle, pubblicato da Samuele Editore per Pordenone Legge. Dopo Bernalda Di Tanno, invece,
sarà il turno di Riccardo Frolloni, nato nel 1993 a Macerata, laureato in italianistica con lode, pubblica la sua prima raccolta di poesie, Languide istantanee Polaroid, per Affinità Elettive Edizioni, nel 2014 e ha vinto il premio Le Stanze del Tempo. E inoltre è stato finalista al premio Elena Violani Landi del 2015. Ha tradotto l'ultimo libro del canadese Richard Harrison, Se non perdere le ceneri di mio padre, Sul non perdere le ceneri di mio padre, nel 2018, e diversi altri autori come Ron Padgett, Franco Ara, per alcune riviste. Dal 2018 al 2020 è stato direttore del Centro di Poesia Contemporanea dell'Università di Bologna e ha lavorato per la School of Continuing Studies dell'Università di Toronto come lettore e assistente. Insegna italiano e latino al liceo. Presentiamo di lui il suo libro pubblicato da Industria e Letteratura, Corpo Striato. Quindi adesso, per non togliere al loro altro tempo, do la parola a Federica, che a loro si rivolgerà per poi passare direttamente a loro la parola. Federica, grazie. Grazie a te Valerio, e quindi iniziamo immediatamente da Bernalda di Tanna, col suo Fraintendere le stelle, appunto pubblicato da Pordenone Legge, Samuele Editore, nella collana gialla 2021. Allora Bernalda, la tua poetica si compone di versi veramente parsimoniosi, calibratissimi e taglienti. Ma al contempo, e proprio forse per questo, sa emergere con una possenza veramente vertiginosa ed è anche molto ricca di argomenti, visto che tratta varie tematiche che ruotano intorno al tempo, alla morte, alla mancanza, alla non corrispondenza amorosa, che poi sono temi cari alla poesia, perché sono quelli di massima riflessione umana ed esistenziale, ma che dalla tua penna di poeta, tra l'altro giovanissima, sgorgano accompagnati da un'insolita consapevolezza, da un'analisi accurata, centrata, anche direi a volte disillusa, disincantata, come si vede molto bene in questo tuo componimento. Sono doppi i fili che si muovono nel teatro di un'assenza singolare. Mi sono rimasti rovinosi inganni a sbagliarmi tutti i punti cardinali. C'è rimedio a tutto, tranne alla vita. C'è comunque anche una sorta di sotteso incitamento, un invito a tentare, a provarci, come io leggo in questi versi. Chi resta con i piedi a terra perde l'uso delle ali. Dunque, Bernalda, la tua è una poesia fortemente aulica e estremamente raffinata, è una poesia lirica, però senza l'io autoriferito, che è proprio dell'lirismo, quando però il lirismo incede e cede in se stesso. Tutt'altro, in questo libro troviamo un compimento del sé esclusivamente in relazione costante con l'alterità. Dunque, il titolo del tuo libro mi ha riportato alla mente quelle immagini che trovavamo nei libri di storia, in cui c'erano gli antichi sacerdoti sumeri che in cerca di vaticini, di responsi profetici, interrogavano le costellazioni. Pertanto io ti chiedo, perché le tue stelle portano invece al fraintendimento? Grazie, Bernardo. Sì. Allora, anzitutto grazie a chi è in ascolto e grazie a voi di Umbro Cultura, ovviamente. Federica, grazie per le tue parole e per la domanda. Allora, sì, i Sumeri furono indubbiamente tra i primi ad interrogarsi sulle costellazioni per tentare di ottenere vaticini. Difatti, tra i primi. Insomma, basti pensare anche a livello letterario all'epopea di un eroe che spesso è stato associato alla costellazione di Orione,
ovvero Gilgamesh. Nell'epopea di Gilgamesh, per esempio, c'è un conflitto tra il desiderio divino e il destino dell'uomo. Dunque, l'uomo si interroga continuamente su quale sia il suo destino, eppure credo che spesso ci troviamo a vivere un mondo ricco di conflitti a tratti disumano un mondo che può indurci a credere che tutto sia profondamente relativo. In questa direzione, oggi, come ha sottolineato anche il sociologo Bauman, per mezzo di studi importantissimi, nella società attuale regna l'incertezza. Quindi ciò soprattutto avviene nelle relazioni di qualsiasi tipo esse siano. La nostra è una società dedita al consumo e di tutto questo è vittima ovviamente la fiducia, purtroppo, la stessa fiducia che dovrebbe far sì che si svolga tra più individui un dialogo possibilmente democratico, comunque che vi siano connessioni basate sul concetto di reciprocità. E prive di un do ut des, ma ciò a quanto pare non è possibile perché noi adoriamo una lingua di fenice piena di stiracchiata in intime bugie. Adoriamo qualcosa che detta soltanto differenze e che ci condanna a sentirci persi, in fin dei conti. O meglio, a ritrovarci aggrovigliati nella matassa degli insulti singolari del destino. Noi esseri umani, senza rendercene nemmeno conto, stipuliamo un'alleanza sciagurata e complice, potrei dire, dove i luoghi sono non luoghi, oppure sono un'alleanza sciagurata e comunque perché questo? Perché sono incroci dove noi sostanzialmente impariamo l'arte di mancarci. Noi amiamo cose usa e getta perché ci concedono il lusso di illuderci, di assaporare una libertà che altro non è se non una libertà liquido-moderna, quella del consumismo di cui ci parla Bauman, appunto, in Amore liquido. Perciò, Federica, adesso per rispondere forse in modo un po' più diretto alla tua domanda di partenza, temo che le stelle di questo libro portino al fraintendimento per vari motivi. Credo anzitutto perché siamo noi che smettiamo di indagarle e perché amiamo il giorno. Quindi le cose che possiamo vedere, manovrare, nell'immediato, sotto una luce che noi stimiamo essere sicura, ma poi direi che nel libro le stelle costituiscano in qualche modo un paradosso, no? Un rompicapo con cui scoperchiare presunte certezze tramite il nonsense, l'ipersignificazione, perché spesso sono proprio queste stelle a non voler, o meglio, a non poter più prestarsi come guida, dal momento che a volte siamo sprovvisti di punti cardinali di riferimento, è il destino che tenta di sottrarsi, potrei dire, a speranze, a desideri umani nella sua essenza. Dunque, nel mio libro, come accennavi anche tu prima, queste tematiche vengono declinate, credo, anche sì, tramite un discorso sulla distanza, ma anche sulla morte, sul tempo. A proposito, definirei i miei testi non come delle vere e proprie poesie, forse, ma più come dei frammenti, o meglio degli scatti fotografici. Come se fossero delle Polaroid, diciamo, perché forse non tutti lo ricordano, forse non tutti lo sanno, ma le Polaroid sono foto che escono molto imprecise, comunque
dimostrano, diciamo, dimostrano che come sia possibile dirottare il nostro desiderio di immortalare con determinati colori, ad esempio qualcosa, perché insomma, quando noi andiamo a fotografare il nostro oggetto soggetto. Ma storicamente parlando, a proposito di questo, come ci insegna anche Roland Barthes nella sua opera La Camera Chiara, la fotografia è un'arte della persona, della sua identità, della sua propria condizione civile, ossia di ciò che potrebbe definirsi con l'espressione mantenere le distanze del corpo, diceva Barthes, se non erro, e quindi anche di ciò che è stato, quindi del soggetto-oggetto che può essere visto o solamente anche partecipe. E quindi con questo libro in sostanza io vorrei che ci si chiedesse quali siano in sostanza le uniche coordinate di cui possiamo aggrapparci davvero al giorno d'oggi. E con questo ti ringrazio, ringrazio tutti voi nuovamente. Penso possa bastare, quindi magari non so se passare ad un primo giro di letture. Sì, vai, vai, Luca. Se mi arrivasse infame a terra, un alito di sera, la conferma. Del tuo odore appena colto, e una scusa buia, nuda carezza, ci gonfierebbe i cuori come cupole. Ma non è luce in te che non ti grida. Sbalordisci la pelle e distogli l'attesa dalla promessa intuita, i frutti a terra e la luce che li irradia. E in fuga da ogni tregua, ottobre, conosce le coincidenze e rincorre qualcosa che tutti possono cantare. Siete due animali in egual specie. Tu, con le suole di chi ha fretta, e lui, con le mani di chi afferra, il senso ristretto che ha bucato le tasche avare dell'amore. Durare è un tempo assente, che detta soltanto differenze e condanna il nostro rinvernare. Durare e durare, tutto un digiunare, ma digiunare di te mi corrisponde. Adoriamo una lingua di fenice, stiracchiata in intime bugie. Geme la parola a dominarti il labbro e si riposa in misurato canto. Bene, quindi se penso sia sufficiente. Benissimo per questo primo giro. Allora a questo punto passerei al nostro secondo protagonista, che è Riccardo Frolloni, di cui ricordo Corpo striato, uscito per Industria e Letteratura nel 2021 e già in ristampa. Allora, Riccardo, come ho potuto dirti anche privatamente, ho trovato la tua poesia di fortissimo impatto emotivo, davvero sconvolgente per certi versi, e lo è essenzialmente per due motivi, a mio avviso.
per lo stesso incedere poetico che per la natura del verso, per il ritmo che incalza, si spezza, riprende in un'apparenza incessante, e poi per la tematica trattata che è scandagliata in tutta la sua pienezza dolorosa e con una lucidità atroce e nel contempo una tenerezza struggente. Mi riferisco al tema della morte, in questo caso una morte a te vicinissima perché quella paterna. E tu ne parli avvalendoti di un linguaggio scabro, proprio asciutto, davvero, privo di orpelli, quasi forse antilirico, e che porta un po' gli echi di quel Paget che hai mirabilmente tradotto di recente per Del Vecchio. E a fare da contorno a questo macro tema, il paesaggio montuoso dei tuoi luoghi di nascita, Marchigiani. Un paesaggio di paese, molto intimo, quasi antico, forse mitico, non so, nel quale si muovono persone come personaggi di una scena rurale, perduta, semplice, proprio per questo profondamente autentica, e che mi ha riportato un po' alla mente dipinti del realisti di Courbet e anche certe novelle verdiane. Infatti c'è Franco, che un tempo era un ballerino e adesso ha una gamba d'acciaio, e c'è Nilla, che ha il Parkinson e quindi è costretta ad un continuo movimento, e poi c'è tutta una generazione familiare, nonni, bisnonni, e poi c'è il corpo striato, che è il nucleo della base del cervello adibito al movimento. E nel tuo libro tutto è orientato al movimento, a questo concetto di movimento. Ci sono queste grandi faticose, ascese e montuose. E questo concetto di movimento sembra essere visto come impulso proprio della vita, di contro invece all'immobilità, all'inerzia forzata della morte. Ci puoi parlare dunque, Riccardo, della tua opera partendo proprio dal suo titolo? Grazie mille. Intanto grazie Federica e grazie a tutti, anche Valerio, per l'occasione. Grazie Federica per le parole perché insomma mi toccano e mi sembra sempre strano parlare di questo libro perché è come se fosse il libro di un altro e riesco a parlarne solo in questa condizione perché, come dicevi, tratta insomma del lutto e della morte di mio padre e non riuscirei a parlarne in un'altra maniera. Hai centrato naturalmente il tema. Il libro si chiama Corpo striato come uno dei nuclei della base, insieme all'amigdala e al claustro, e sono i nuclei più primordiali dell'essere animale, in realtà, dell'essere uomo inteso come essere animale, e quindi riguarda gli impulsi primordiali, ecco, e il movimento è un impulso vitale, movimenti volontari e involontari. Ho voluto incentrare tutto, o comunque sia una buona parte del libro sul movimento perché lo shock, diciamo così, più evidente è stato proprio quando io sono tornato da Bologna. Io ero a Bologna, ho avuto questa chiamata, sono corso di ritorno a casa mia nel mio paese che si chiama Sarnano, che è un posticino di 3.000 abitanti nei Monti Sibillini. E ho visto, sono salito a casa e ho visto già tutto quanto acchittato in sala con la bara in mezzo alla sala. E oltre allo shock della sala stravolta, perché insomma la sala era sempre stato il luogo, diciamo così, della famiglia, la cosa più sconvolgente è stata l'immobilità del corpo. E da lì sono nati diversi discorsi.
Forse in realtà non è bastato solo quello per incentrare tutta la poesia, è stata anche la coincidenza della scoperta di una signora del mio paese, che nel libro chiamo Nilla, che da poco ha scoperto di avere il Parkinson e quindi è costretta ad un movimento invece incessante. Quindi è diventata una sorta di controcanto, no? Cioè, nel senso, il corpo morto immobile e la donna invece malata che non si può fermare. E anche i discorsi che seguirono questa scoperta, quelli con mia madre, ad esempio, cioè su cosa è peggio se morire consumandosi nella malattia oppure sparire velocissimamente, come è stato con mio padre è morto all'improvviso. E di lì è stato, diciamo, tutta una conseguenza. Nei sogni, come ricordate, queste scalate difficili oppure questi movimenti onirici sono i movimenti quelli involontari, direi, che tu sei costretto a fare volente o nolente nei sogni. Io non volevo incontrare mio padre nei sogni, non volevo rapportarmi, non ero ancora pronto, e invece sei costretto a farlo e lo fai nella maniera del sogno, costretto appunto, spinto da una corrente, da un qualcosa che tu non sai, ti ritrovi a correre, non sai perché, insomma, è il mondo dei sogni. Quindi mi è sembrato importante riflettere su questo tema, anche perché nella costruzione del libro è venuto fuori un andamento narrativo e quindi mi ha portato naturalmente a girare intorno a un perno che è questo del movimento. Se volete, ora allora leggo un paio, due o tre di poesie, così non rubo tempo agli altri, proprio che parla insomma di queste cose che abbiamo detto. Vorrei leggere Movimenti 9. Che fa così. Visto al centro della stanza, pensai, noi ci muoviamo. Qualcuno sussurrava qualcosa, piangeva, ma tutti erano soffio. Il corpo, invece, diventa subito corpo estraneo, immondo. Zia Bruna, senza pensieri, aveva pulito tutto, sistemato tutto, senza pensieri. Semplici le persone uscendo dicono, ci vediamo, e si voltano. Salutano. Era movimento quello che mancava a mio padre, ingranaggio. Mi tormentavano micropulsazioni, lampi imprevisti e di questi soprattutto le mani. Ora stringono un crocifisso, ora le mie mani sono impronta delle sue. Le cerco nei sogni, le sento ogni volta che le richiamo. Quelle bianche non erano più quelle di forza e coraggio. Scelgo così di accarezzargli i capelli, cortissimi. Come voleva fossero i miei, ma c'era troppo bene poi. Poi volevo leggere la poesia che insomma parla di Nilla. Ho tempo per due poesie, mi fate un segnale? Sì, ne leggo allora due, se mi permettete. E fanno così allora. Movimenti 6. Ripresero le passeggiate la sera col cane lungo le mura del paese, cercando di adunare parole e pensieri, ovvero dirci il bene parlando d'altro, dei fatti degli altri, del male che prende tutti, ci affratella. La malattia era l'unica cosa più mostruosa della morte, di silenzi che stavamo subendo. E così seppi di Nilla e le discussioni su cosa è peggio, se ne vale la pena. Il lampo della malattia mi seguiva nei discorsi, nel temporeggiare l'oscenità dell'assenza. Molto tempo dopo mi ricordai di Oster e l'invenzione della solitudine, della donna malata di Parkinson e il desiderio di rivedere un padre che muore. Ricordai parole definitive. Un uomo malato è tutto corpo e morendo neanche questo. Forse a fare un corpo ci vuole tutta una terra. È l'ultima. Materiali 5. Vendevano elettrodomestici, batterie, lui lo chiamano Brion Vega perché vendeva quei prodotti. Chiusero i battenti quando Nilla si è ammalata. Non si fanno più vedere in giro, lei dorme
con il pannolino non lo dice il Parkinson. In confidenza, da donna a donna, parla della testa, di una ferita al corpo striato, lo dice come una vergogna al corpo striato. La notte non riesce a trattenersi, si muove, il movimento che solo la morte può zittire. Grazie. Grazie, Grazie Riccardo, grazie, grazie Bernalda. Adesso proseguiamo con Leonardo, Leonardo De Sanctis. Qualche parola su di lui. Nasce a Chieti nel 1990, laureato in lettere moderne, attualmente studia italianistica presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna. Dal 2015, insieme al compositore Riccardo Perugini, si dedica alla creazione di testi per musica e libretti d'opera. I loro lavori sono stati eseguiti in numerosi contesti nazionali e internazionali, tra cui il Vocal Expo Festival, l'Etkonzertgebouw, il Teatro Grande di Brescia, il Centro Studi Musicali Busoni. Nel 2020 ha collaborato con il compositore Edoardo Dadone per la stesura del radiodramma Sine Sole Sileo, Divertimento Ensemble, e con Andrea Gerratena per l'opera lirica da camera La Santa Pancera. Dal 2015 fa parte dell'ensemble Stamina in qualità di librettista. Il libro di cui parliamo oggi è Il robot giardiniere, una silloge pubblicata a suo esordio 2021 per Pordenone Legge ancora. Dunque, questo libro, che è un libro di poche parole, molto sintetiche, molto incisive e straordinariamente originali, direi, come rileva anche la prefazione, è un libro strano, intanto perché il personaggio di questo libro che lo attraversa è questo robot giardiniere, che sono anche due parole che insieme, no, sono curiosamente poste. E quindi, tanto per cominciare, Leonardo, chiedo chi è questo robot giardiniere. Aggiungo anche che lo stile, e in questo sta anche l'originalità del testo, perché è davvero uno scarto rispetto al linguaggio comune che sembra appena percettibile eppure percepito, è uno scarto notevole rispetto al linguaggio comune. Sembra la lingua di quello stesso robot, in un certo senso, che ci osserva, che ci guarda in modo freddo, distaccato, lontano, quasi esanime, ma, come appunto è rilevato nella prefazione di nuovo, anche dotato di una certa tenerezza, quasi empatia, quasi pietas, no? Per questa umanità. Mi pare che anche qui ci sia una sorta di lutto, forse è il lutto dell'intera umanità, in un certo senso, no? È un lutto di un uomo, di un padre, ma. E questo è un elemento che mi sembra rilevante. Siamo noi stessi, è il poeta, come dice Marco Corti nella postfazione, che ha questo sguardo d'automa, d'androide, e che quindi osserva in questo modo la realtà, descrivendola, narrandola con questo appunto linguaggio un po' asettico che a volte si perde in cadute, diremmo, tra virgolette, nel linguaggio comune, quasi da gioco linguistico talvolta, no? E a volte invece si riapre, si rialza, diciamo, verso uno stile più propriamente poetico, senza però facili concessioni al lirismo o a momenti, diciamo, di esplicita, sentimentalità, eccetera. Altro, tutto è piuttosto serrato, contenuto e appunto automatico quasi in un certo senso, anche quando vengono chiamati in causa i genitori. Ci sono un testo in cui chiama il padre, poi chiama la madre, eccetera. Ma vorrei che Leonardo ci dicesse appunto chi è questo personaggio, cosa guarda, cosa osserva e cosa dice di noi. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie per questo invito, ringrazio Umbro Cultura, ringrazio Valerio, Federica, Maria Borio che non è con noi. E niente, per rispondere alla tua domanda, per iniziare a rispondere, se c'è un modo, diciamo, per dirlo, è sicuramente quello che dice Marco Corsi nella prefazione, e cioè è il poeta? Sì, senz'altro è anche il poeta, questo robot che ha delle caratteristiche un po' particolari. È un personaggio, intanto, è un personaggio che incarna una distrazione che io mutuo come concetto da un libro di Dal Bianco che si chiama Distratti dal silenzio. Sono rimasto folgorato da questa possibilità di considerare la distrazione non come una perdita di tempo, tra virgolette, o come appunto una disattenzione, ma invece come un'attenzione estesa,
che è un po' quello che mi succede in generale quando scrivo o in generale quando parlo di qualcosa che non è presente. E uno dei temi di questa plaquette è sicuramente l'assenza, ecco, il confronto con una mancanza, quindi una distanza. Essere distratti significa essere con la testa da un'altra parte, no? E questa distrazione è ciò che permette di immaginare, che io credo sia la cosa che distingue l'essere umano da tutti gli altri esseri viventi, ecco, in qualche modo. Immaginare, per esempio, di essere gli altri, immaginare di essere qualcuno che non c'è. Infatti c'è una domanda che diciamo che assilla un po' tutta la raccolta, che è questa. Si può amare e non esserci? Esiste una forma di amore precedente a tutto il resto, senza intenzioni, senza coinvolgimento, perché questo robot è un soggetto immaginato da un'altra voce che è altrettanto distratta, quella di magari un ragazzo che gioca ai videogames, cose di questo tipo. E questa distrazione gli permette di immaginare un soggetto che fa delle cose buone senza volerle fare, cioè le fa automaticamente, come dicevi tu, in un modo inspiegabile, in un modo assurdo. Io credo che l'assurdo sia un luogo in cui si può crescere, se vogliamo dire così, è un po' la mia fissazione, credo che questa raccolta sia piena di assurdi e di domande senza risposta, come appunto quella che dicevo prima. Chi è questo robot? Questo robot è semplicemente una persona che non c'è, che forse sarebbe bene che ci fosse, che fossimo noi, punto di domanda. Io leggerei un paio di testi magari per far capire un po' di cosa sto parlando, giusto per non parlare del nulla, ecco. Leggo i due testi che aprono la raccolta. Il primo si chiama Gioco Ragazzo, parte 1. Sto giocando lontano dal mondo e questo è quello che penso lontano. Non fatemi, vi prego, del male se esagero a distrarmi. E terreste le cose nel palmo, così non so come ringraziarvi. E capitolo 1, mio caro robot. L'androide cura l'erba. La tiene d'occhio con il suo globo rosso. La nutre e la protegge, fa questo per brani, a giardini sconsacrati, per anni, con una calibrata e pneumatica pietà. Si accovaccia sui fiori che uno direbbe che li ama. Non è vero, non serve amare per amare. Lo scanner non capisce. Non è registrabile niente di significativo e questo è buono. L'androide non sa che questo è buono, e questo è buono, è migliore, perché non importa. L'androide è simile, ma è disinteressato. Il programma lo ignora da tempo, lui fa le cose, lavora senza un posto di lavoro. Non coglie frutta, non si deve nutrire come nutre, come innaffia. Non ha necessità, e questa è la cosa più simile. Se c'è tempo, ne leggo anche un'altra e ne leggo una un po' più in fondo. Ecco, Gioco Ragazzo parte 2. Perché mi sono allontanato? Ho preferito qualcosa che deve accadere. Mi sono dimenticato del resto, ho giocato moltissimo. Lo schermo ha i cristalli liquidi, capaci soltanto di quattro tonalità di grigio verde, bastano. Immagino questo mi renda diverso da Eichmann, o uguale, è uguale. Ho viaggiato con la croce direzionale di colore nero per 10 città che ora esistono. Il protagonista del gioco ha uno sguardo gentile, può sempre fare qualcosa per noi. Direi che basta così. Grazie. Grazie, grazie Leonardo, grazie. È curioso il fatto che alla risposta, che naturalmente no, non poteva essere compiuta, completa e definitiva, se non passando attraverso l'indefinizione della poesia per definizione.
E il fatto che la risposta è una persona, no? Questo robot è immaginario ed è una persona, quindi è curioso immaginare che l'auspicata persona, è un robot che viene quindi umanizzato, ma al contempo è anche una forma di disumanizzazione. Quindi tutto sommato questo amore di cui parli è come qualcosa che deve essere in un senso molto curioso, disumanizzato, no? Tanto da essere incarnato dalla figura di un automa. E questo è piuttosto curioso, è nuovo, ci cioè affronta, diciamo. Mi pare che affronti un tema postumano in un senso in cui ci si sta già dentro, cioè senza quello sguardo esterno che giudica ancora con dei parametri che sono quelli di chi ha affrontato questa cosa venendone da fuori, no? Questo mi pare particolarmente presente al tempo. Riccardo, Innocenti, di nuovo qualche parola su di lui. Riccardo nasce a Grosseto. Nel 1992 vive a Bologna, dove si è laureato in letterature moderne, comparate e postcoloniali con una tesi su Emmanuel Carnevali. O Carnevali. Nel giugno 2020 ha esordito sulla rubrica Officina Poesia di Nuovi Argomenti con sei poesie inedite. Ha scritto due prose per il Litblog Mirino. Quello che presentiamo è il libro Paesaggio Anomico, non ancora pubblicato, ma di prossima pubblicazione con NEM, editore e prefazione di Davide Castiglione. Intanto il titolo di questo libro, no? Anomico, il paesaggio anomico, senza legge, senza regola, no? Ma anche afasico, cioè incapace di definire gli oggetti, diciamo, il paziente afasico, anomico. Ora, gli oggetti di questo libro in gran parte sono oggetti del desiderio, che è un desiderio sessuale, un desiderio anche violento, aggressivo, animalesco. Gli animali tornano spesso in questo libro e tornano spesso in una forma appunto brutale, cioè la natura è vista senza filtri o infingimenti nella sua animalesca brutalità. Anche qui c'è qualcosa di primordiale. La scrittura, dall'atto di Riccardo, mi sembra davvero anche qua, senza alcuna concessione lirica, ancor meno direi, è diretta, è netta e schietta anche nel linguaggio, spesso esplicito, non fa sconti, ed è un conflitto rispetto a questi oggetti del desiderio, ma anche al desiderio stesso, che forse è esattamente ciò rispetto a cui si dà il problema del respiro, della morte, del restare in vita, no? Il conflitto con questo desiderio che ci pervade, che non possiamo, che non, a cui non possiamo rinunciare, ma che d'altra parte è anche forse, come da citazione della Elsa Morante, nell'epigrafe del libro, che ci porta poi a quella forma di osceni, come era, osceni intrattenimenti, osceni divertimenti, che sono proprio ciò che ci allontana più da noi stessi in un certo senso, ma rispetto a cui comunque non possiamo fare a meno perché la vita, quella vita, consiste anche di questo. Mi pare che tutto si muova in un conflitto molto a terra, molto radicale. Appunto, molto netto, molto brutale su questo piano e riuscire a parlare in poesia di questo e in questo modo è qualcosa di non scontato, di non diffuso, di non comune e a mio avviso di molto apprezzabile proprio per questo. Ma Riccardo, dici qualcosa tu e leggendo poi anche dal libro. Grazie. Grazie. Prima di tutto vorrei ringraziarvi, Valerio, Federica, ma anche gli altri ospiti e Maria Borio. E, sì, hai ragione, il desiderio è alla base di questa raccolta, è uno dei nuclei. Da un lato il desiderio e da un lato, diciamo in qualche modo, il suo contrario, cioè l'inappartenenza e l'immobilismo, cioè il fatto di essere incapacitati di non essere in grado di agire sul mondo, sulla realtà che ci circonda. L'anomico del titolo, infatti, viene da questo, cioè una situazione di anomia, una situazione in cui non si hanno più delle chiavi di lettura per comprendere il mondo che ci circonda. Cioè, il mondo è un oggetto assurdo e incomprensibile. A sua volta, quindi, le dinamiche che lo muovono sono dinamiche da un lato brutali e dall'altro completamente opache. E sì, dentro questa raccolta c'è un tentativo,
io ho cercato di comprendere questa dinamica dell'immobilismo, dell'inappartenenza, questa situazione di anomia che non permette, che sta prima dell'azione, che rende impossibile l'azione e il fatto di aderire al mondo. E ho cercato di andare a fondo a questa situazione e di soprattutto nel momento in cui cercavo di osservare e di comprendere, perché il gesto di comprendere, di osservare, di pensare e poi riflettere anche nel linguaggio è ovviamente un presupposto della mia poesia, almeno. E nel momento in cui ho fatto tutto questo, ho cercato anche di osservare il gesto di osservare, cioè di vedere come spesso nell'anamnesi troviamo, soprattutto da autori maschi, bianchi, spesso anche eterosessuali, troviamo una forma di compiacimento. Nella contemplazione dell'orrore c'è spessissimo, senza diciamo fare nomi, una forma di compiacimento nel constatare la marcescenza, lo sfacelo. E io, nel momento in cui ero di fronte a queste stesse dinamiche, io inizialmente ho provato, devo essere sincero, ho provato questa forma di compiacimento, però ho cercato di combatterla e di metterla sul tavolo, di prendermi delle responsabilità e di analizzarla. Niente, se volete leggo qualcosa. Leggerò in ordine, diciamo, dalla prima poesia della prima sezione. Diventare umano come una conquista. Camminare, bonificare lo spazio, portando altrove l'acqua putrida e il dolore. Edificare, abitare città disperse, viali alberati, piste ciclabili. Le cure per non appassire il verme in ostaggio, dentro un luogo pensato per avere una vita. Dalla finestra i passanti si vengono incontro decisi sul marciapiede. Sembra che stiano per prendersi a pugni. È facile smettere di respirare, eppure hai qualche timore. Forse, come la gran parte delle persone, il solo pensiero di smettere di respirare ti terrorizza. Ti senti timoroso, in preda al panico, o pensi che non sia il momento giusto per smettere. Tali stati d'animo sono generati dall'aria che respiri. Non hai mai deciso di cadere in questa trappola congegnata in modo che tu ci rimanga. Gli piacciono i documentari violenti sul mondo animale, lo fa stare bene, vedere che la natura è una merda, gli uccelli del paradiso che recitano danzando per trovare un partner, come esseri umani, nei video di TikTok. Si scusa se lei gli chiede di togliere il video delle formiche che smembrano altri insetti mentre fanno colazione. Una volta ha macellato un maiale enorme a casa di un amico, ha visto litri di sangue uscire dal corpo appeso, polli, cani e gatti che accorrevano per bere dai ruscelletti di sangue fumante e dalle impronte degli stivali. È stato normale fare a pezzi quel corpo e mangiarlo. È stata proprio una bella esperienza. Mi fermerei qui. Grazie, grazie Riccardo. Pensavo che in realtà compare anche l'arte all'interno della tua poesia, no? E una delle opere d'arte che compare in una tua poesia, che si chiama Ekphrasi, se non sbaglio, la riprendo, Can't Help Myself, che è questo robot, questo braccio che è stato installato a una biennale, se non sbaglio, di Venezia, di qualche anno fa, da 2019, che è appunto questo braccio che ripulisce il sangue, che poi non è sangue, tu lo dici anche nella poesia, però insomma richiama il sangue.
effettivamente lì c'è un abbandono al compiacimento, lo dici proprio nei versi finali, mi pare che è bello questo robot malato che fa male e ti incolla. La cosa è che poi anche lì c'è un'umanizzazione, perché ci metti due punti e poi lo chiami una spogliarellista che raccatta i soldi a fine serata. E questo è un link che comunque leggendo entrambi i vostri tesi mi è venuto, chiaramente cioè, è diversa come posizione, come contestualizzazione della figura del robot, però compare, in ogni caso compare anche qua, no? E compare sempre in un modo che non è però appunto che sarebbe più semplice immaginare, il robot come la figura dell'esanime antiumano, non umano, che è il rischio, diciamo, di disumanizzazione, in senso deteriore, in senso negativo, ma è qualcosa che in realtà sentiamo più vicino e nel senso proprio che sembra avere qualcosa di noi, che ci dica di noi più di quanto non possano fare magari gli esseri umani, le persone che invece al contrario si possono sentire molto più distaccate, distanti o inconoscibili, no? E questo compare anche qui nella tua raccolta, c'è una difficoltà proprio di riuscire a carpire l'umanità in quelle cose che sono gli esseri umani che dovrebbero rappresentare la nostra dimensione umana. Questo compare anche qui, mi pare. Anche il desiderio, gli elementi animali, proprio che sono figurati all'interno, ma anche quando parli del desiderio, per esempio sessuale, e quindi delle relazioni che appaiono, insomma, estemporaneamente in questo libro, la dimensione empatica di compartecipazione è carente, sempre, no? C'è sempre un forte distacco, una forte distanza, sofferta, ma c'è. Per quanto riguarda il robot, sì, penso che il punto sia che bisogna domandarci perché osserviamo i robot, secondo me, prima di tutto. E, io ho l'impressione che come i robot, come anche i documentari violenti che ricorrono spesso nella raccolta, o comunque gli animali, e ho l'impressione che in parte per quanto riguarda i robot li osserviamo soprattutto quelli che sembrano particolarmente, diciamo, intelligenti, come per dimostrare, perché in qualche modo ci provano il fatto che per funzionare non bisogna in realtà alla fine avere, diciamo, fra virgolette, un'anima. E sembra quasi che questa cosa da una parte ci è perturbante, però dall'altra ci conforta, perché sembra quasi che ci scusi in qualche modo, sia un'apologia, no? Dell'essere umano. Cioè è possibile essere umani e non ragionare, non chiedersi e comportarsi come degli automi. E per quanto riguarda i documentari e gli animali, il problema è che spesso questi invece ci dimostrano che la natura umana è fondamentalmente, diciamo la vita è fondamentalmente brutale e questo in qualche modo ci appaga, perché almeno secondo me, almeno io ho provato questa sensazione perturbante, perché mi dimostrava che la violenza è alla base dell'essere nel mondo, in qualche modo giustificava la brutalità che noi viviamo quotidianamente. E per me era il fatto di non intervenire, era il fatto di non mediare questo orrore. Per me ci sono dei testi, in realtà, per esempio quello che ho letto sui documentari violenti, è un testo molto importante per la raccolta, perché secondo me dovrebbe dare la chiave di lettura su tutto quanto, su questo, almeno su queste dinamiche, sul fatto che a volte le nostre anamnesi, le nostre analisi non tengono in considerazione ciò che le motivazioni per cui noi guardiamo ciò che guardiamo e cosa noi proviamo. Ci sarebbe tanto da dire come per ognuno dei vostri interventi, però proseguiamo, anche perché magari alla fine, dopo, adesso presenterò e manderò e proietterò il video di Emanuele Franceschetti, poi partirà il giro di letture finale, poi magari in fondo possiamo, anche se c'è qualche domanda, qualche questione che magari arriva dalle persone che ci seguono, ma che vogliamo farci anche tra noi per approfondire alcuni temi, anche fra voi, fra gli autori soprattutto, eccetera, lo faremo. Ma intanto qualche parola su...
Emanuele Franceschetti, che è l'ultimo autore che affrontiamo oggi, 1990, marchigiano, ma vive a Roma. Si dedica ad attività di ricerca, didattica e divulgazione in ambito musicologico e letterario, quindi anche qui c'è un'attenzione musicale come per Leonardo, diretta, insomma, professionale come per Leonardo De Santis. Dottorando in storia e analisi delle culture musicali presso l'Università della Sapienza di Roma e cultore della materia all'Università di Salerno, le sue ricerche e i suoi interessi sono rivolti soprattutto al teatro musicale del Novecento italiano, al rapporto poesia-musica, alle teorie e pratiche dell'ascolto musicale. Ha pubblicato in volume saggi sul Novecento musicale, Castelnuovo Tedesco, Petrassi, Rim, Manzoni, e testi poetici e interventi critici sulle principali riviste online. In ambito musicale ha studiato jazz e improvvisazione con Roberto Zecchini, Roberto Ciammarughi e Fabio Zeppetella. In ambito letterario ha pubblicato il libro di poesie Terre Aperte, Italia Ipecod 2015, e con Testimoni, che è il libro che presentiamo questa sera, 2020, ha vinto il premio Subiaco per la poesia inedita ed è stato selezionato per il 15° quaderno di poesia contemporanea, pubblicato da Marcos & Marcos e attualmente in tour di presentazioni per l'Italia. Allora, di Emanuele, che non è purtroppo qui con noi, ma proiettiamo un video di circa 10 minuti che ci ha inviato, che adesso cercherò di proiettare da qui, di condividere. Sperando che vada. Un attimo solo. 26. Eccolo qua. Ebbene. Allora, proviamo. Testimoni è il titolo del libro, del libricino uscito nel 15° quaderno di poesia contemporanea curato da Franco Buffoni, uscito nel 2021 per la Marcos & Marcos. È un libro che è stato riscritto molte volte e gli stessi testi che lo compongono sono stati rimaneggiati un numero considerevole di volte. E questo rende, a mio avviso, spendibile l'interpretazione del titolo che davo in una intervista di una settimana fa, in cui dicevo che Testimoni, oltre ad essere il neutro plurale riferito a chi dà testimonianza di qualcosa, è anche nel gergo filologico, no? L'immagine momentanea della vita complessiva di un testo, mettiamola così, di un testo che forse non arriva mai a definitivo compimento, ma che può essere fotografato lungo il suo percorso da molti diversi testimoni. In questo senso, anche i singoli testi sono allo stadio della pubblicazione dei testimoni di un percorso che forse poteva continuare ancora laddove non avessi deciso di fermare il processo e di dare una forma, per così dire, definitiva. In tal senso sì, credo che un testo non abbia mai una sua forma chiusa e definitiva, infatti probabilmente nulla impedirà a questi testi di subire eventuali rimaneggiamenti o riconfigurazioni per sedi future. Testimoni è un libro tripartito, la prima sezione è intitolata Eingedenken, ho riutilizzato questo infinito tedesco riprendendolo dalla tradizione di Bloch e Walter Benjamin, nel senso di, come dire, immemorare, risignificare attraverso una nuova forma memoriale, per così dire, ed è una sezione appunto dedicata a questa altissima potenzialità della memoria che ricolloca e risignifica elementi del passato in un presente che li accoglie e appunto li riconfigura diversamente, offrendoli a nuove interpretazioni attraverso questo processo di continua modifica, di continua rilettura che è tipico della storia, nella lettura tragica di Walter Benjamin. In questo senso sia lo storico che il poeta sono in qualche modo dei testimoni, così come sono testimoni della storia molti dei soggetti che appaiono
in questa raccolta. In questo senso c'è quasi una forza centripeta e centrifuga di questo titolo che riporta sia fuori di sé sia all'interno dei testi stessi. La seconda sezione del libro si intitola Un pensiero col suo corpo. È curioso che questo verso, di cui io non ricordo l'autore, Un pensiero col suo corpo è un verso. È possibile che fosse di Majakovskij, ma ne sono affatto certo. Era il titolo di un reading poetico organizzato con due amici moltissimi anni fa, di cui è probabile che uno, addirittura forse Riccardo Frolloni, che se non sbaglio è partecipe di questa piattaforma condivisa. Insomma, non ricordo chi avesse dato il titolo a quel reading né chi fosse l'autore del verso della frase, ma Un pensiero col suo corpo mi piaceva molto. Infatti, in questa sezione, questa attività di testimonianza prende forma spesso fisica attraverso figure non di rado brutalmente raffigurate nella loro forma più materica, più corporale. Ecco, in questo caso la testimonianza è molto fotografica e molto meno meditativa e speculativa. L'ultima sezione, intitolata Misure del canto, se vogliamo, è una sorta di riflessione, anche se lo dico per inciso, sto facendo questo breve cappello introduttivo perché credo chiarisca in qualche modo il pensiero dell'autore, ma affidare ad una definizione, insomma, il significato delle sezioni di un testo, il suo progetto complessivo, mi sembra sempre un'operazione un po' posticcia, però ecco, volendo dare una fotografia sintetica, diciamo che credo possano essere spendibili le cose che ho detto. L'ultima sezione, dicevo, Misure del canto, può essere letta come una riflessione non tanto metalinguistica, perché non è mai stato nelle mie intenzioni, ma diciamo una riflessione più di tipo tragico esistenziale, proprio sulla possibile o la impossibile legittimità della testimonianza poetica, cioè del canto. In questo senso, misura è inteso certamente non in senso prosodico, ma in senso di possibilità o impossibilità del canto e quindi della testimonianza. Naturalmente, per chi ha letto il libro, il finale, per così dire, non è un finale particolarmente possibilista o luminoso, ecco. In questo ha colto molto bene la posizione dell'autore, cioè del sottoscritto Massimo Gezzi, che ringrazio, il quale nella prefazione notava bene allo stesso tempo questa disposizione tragica, per così dire, ma nutrita da una fiducia. Lui la chiama nell'armamentario verbale, poetico dello scrittore umanista, quindi questa contraddizione fra una non speranza e l'utilizzo di un armamentario concettuale, verbale, talvolta persino poetico, lirico, se vogliamo, dello scrittore che non si ritiene al di là, ma si ritiene perfettamente al di dentro di una certa tradizione. Credo di aver esaurito il tempo a mia disposizione. Mi piace dire comunque che tutto quello che ho detto accade poeticamente entro una drammaturgia complessiva del testo, in cui gli elementi visivi e sonori, sonori intendo anche la parola verbale, il suono materico del mondo, insomma, non la poesia, non la musica, perché nel caso di un soggetto come me, come dire, curricularmente a metà fra letteratura e musica, c'è sempre la domanda relativa alla presenza della musica. L'elemento sonoro in questo caso non è musicale, ma è un innesco talvolta casuale, il suono delle campane, la voce di uno sconosciuto o la voce persino di un personaggio che teatralmente appare in scena. Ecco, tutto questo delinea una drammaturgia che Massimo Gezzi ha interpretato molto bene come una vera e propria messa in scena di figure. Quindi l'architettura complessiva del libro, se vogliamo, è più che musicale e teatrale. Ecco, questo è un ultimo elemento su cui volevo porre attenzione. A questo punto io leggerei, come mi è stato chiesto, tre testi che naturalmente non avevo preparato precedentemente, e quindi lo faccio adesso in diretta.
Leggerei due testi dalla sezione intermedia, cioè un pensiero col suo corpo e un testo dall'ultima sezione, misure del canto. Questo è il primo. Guarda questo che ti assomiglia, mentre dorme e sembra un vetro opaco, un ferro vecchio, un organo stretto nell'ingranaggio di un male che forse neppure è male. Se lo liberi dai significati. Guarda come ti guarda ora che è sveglio e mastica i suoi succhi e cerca luce, acqua, una piccola preda per nutrirsi, un'altra per accoppiarsi, secondo la natura della bestia, senza l'idea del male. Credo di aver sforato il tempo, quindi leggo soltanto un altro testo da misure del canto. Stiamo arrivando, grida dal marciapiede una voce di tutti, rotta di fretta e gioia, voce tesa alla vita che ama il simile e il dissimile. Non aspettare l'ora memorabile, dice un'altra a me soltanto, misura il corpo nel suo giusto cerchio. Gli altri respirano. Rischiano una caduta, si dissetano. Diventa uno di loro, insiste, e non so da quale fondo torni a galla, con quale ostinazione. È il 21, cambia il passo della luce, qualcuno sta per nascere, non c'è notte che la terra non tremi. Bene, ringraziamo a distanza Francesco che vedrà poi, Emanuele, chiedo scusa, che vedrà poi questo video probabilmente, lo ringraziamo. E a questo punto possiamo procedere, credo, direttamente con un ultimo giro di letture nell'ordine iniziale. Quindi Valentina, poi Riccardo, Frolloni, poi Leonardo De Santis e Riccardo Innocenti a chiudere. Qualche minuto, a vostra scelta, i testi che preferite. Bernalda. Sì. Parto da un testo della prima sezione. Amore non è amore, se dopo. Una carezza, l'odio vale sempre, doppio. Se contorto ripassi una mano di buio presente, su ogni decapato per sempre. Ma i gesti ti sanno e tu li ripeti. Ti svuoti con l'armadio dei tuoi stracci, amarti e elaborare il lutto di ciò che hai perso e mai avuto. Le ragazze. Nel greto le ragazze si infiorano, a vicenda il petto di malinconia. La loro poesia è nella disgrazia che le attende, che nelle vene splende. Le ragazze, tutte tu, stanno sul greto, di sé divise, riassunte nel segreto. Non sanno leggere, ma fingere sì. Ti scrivono la mano, e proprio amare e amaro ammettono semmai così così. Il frutto che cade disacerba il riflesso delle lacrime, eppure le stelle ormai dischiuse domandano il desiderio di quelle labbra serrate di inquietudine. Prima che l'età ci assomigliasse, le costellazioni tracciarono l'amore. Noi l'anticipammo, senza mai indovinarlo. Grazie. Vado direttamente io, allora seguo. Benissimo, allora leggo tre poesie, leggo la prima e poi le due preghiere.
like finali. Sogni 1. Era lungo la scarpata, i massi e la merda delle vacche, procedeva bene, a passo svelto, diritto, di schiena, nell'aria leggera della montagna, ognuno attento ai propri piedi, col sudore sotto la camicia, il fiatone, il mal di gola. Nel sonno devo aver perduto la coperta, slabbrato il pigiama o dimenticato una finestra aperta, così uno spiffero, un rumore dal fondo delle campagne si intrufola, diventa subito un fischio. Mio padre, già in cima del primo promontorio, ce ne sarà poi un altro e un altro ancora, ma neanche una parola aveva il volto sereno da uomo. Mi ammoniva di salire, di darmi un tono, ma io arrancavo, passavo da altre parti, lo perdevo. Lentamente gli altri scomparivano nelle nuvole o dietro ai sassi. Io pure mi facevo più bianco con la pelle, fredda di sudore, e mi dicevo: non svenire ora, resta sveglio, svegliati. Ora le due preghiere che sono un dittico, una per mio padre e una per mia madre. Preghiera 1. Padre, tu che ora sei infinito, hai chiuso col passato. Noi, invece, ti cerchiamo nei frammenti, nella ripetizione di parole e sempre sembri una poesia. Padre, dammi la forza, fuori c'è un vento, un vento, un vento strabico come i pensieri. Preghiera 2. Madre, ti vedo in lontananza e ho pena di non esserti abbastanza uomo. Noi due ci scambiamo negli specchi mentre scivolo dietro, ti prendo la busta della spesa, apro la porta di casa e mi invento tante parole e nemmeno una che sia vera, che dica qualcosa. Hai un libro che ti ho prestato, lo leggi due pagine alla volta, l'hai iniziato con il letto ancora piccolo, ora invece sembra tutto più grande, l'aria la vedi pesare dai soffitti, soffia dalle camere di sotto. Io per questo di notte cammino scalzo, farmi parte di questo niente per paura che ti possa sembrare qualcuno. Grazie. Leggo anch'io tre poesie, due sul robot, altri due capitoli, diciamo così, e un'altra di un altro tipo. Capitolo 5. Inerme. Quando cade e rovina per sbaglio uno spot d'erba, puoi pensare che lui si dispiaccia, ma non è neanche questo. È tempestivo e solerte, senza alcuna forma di intenzione. È tanto automatico nella sua distrazione che finisce sempre per curare, come uno che non pensa e rifà un letto perfetto. Guarda sempre dentro e non può fare che amare le cose, che rimetterle in sesto. È nella sua natura che germoglino, è nella sua nullafacenza concentrata che si compiono le metamorfosi, oppure no? A vederlo, se si potesse, l'androide sembra sempre assorto in un ricordo, ma non è così, il silenzio lo parla. La sua struttura è neutra e sciupata, il suo occhio non può spegnersi e più sprofonda la pupilla a cannocchiale concentrico all'interno più si deconcentra, più lui pure i dintorni. Li bacerebbe se volesse. Un padre che raccoglie il cane morto lo deposita in un flash di terra, in un laser di amore. L'androide, questo, né tu, non è una necessità. Capitolo 6. Robot giardiniere. Non ha niente di freddo l'androide. Distante non è che significhi scostante. Il padre è una madre, tua madre è un frocio. Non ha niente di freddo, ha un nucleo eterno che è la fonte di tutte le energie, le imprese predestinate, gli amori. Si alimenta di silenzio e basta. Non è, non sa, non dice, non chiedere. Lui non ascolta, non necessita. L'androide non piange dal suo splendido occhio rosso, non somiglia neanche più, ma struscia, si inginocchia sulla terra, non guarda, funziona. L'androide ha alzato un relitto caduto su un nido di uccelli, il modo in cui al funerale di suo padre l'abbiamo abbracciato nonostante. Il robot giardiniere è forte, potrebbe uccidere dalla più inerme alla più grande cosa, non lo fa mai.
Salva sempre la inerme, salvandola, salva anche la grande, la media e tutte con l'erba che coltiva selvatica. Rimette in sesto il fusto di un faggio anziano. Gli animali gli si rivolgono per un aiuto. Ammirano in lui la mancanza di qualsiasi importanza. Ricordo scritto, pensiero 1. I cerchi da Troia. I cerchi alle orecchie, più sono grandi e più chi li porta è Troia. Ma come? Ma sono dorati i cerchi. Sopra il cerchio c'è il lobo che è una parte buona, il lobo, ma come? Sono cerchi i battenti, sono cerchi le città qualcuna, le basi alcune, dei bicchieri con il vetro per bere, anche quelli di aranciata al compleanno. Perché mi hai detto questa cosa brutta che io amo la mia mamma Zingara, come ride quando non capisce, così com'è, come mai me lo hai detto? Passa la strada che non posso vedere e non la posso amare a quel punto che significa fregarsene, come quando si mangia sereni la morte di altri nei piatti, che guarda caso sono cerchi. Grazie. Questi sono due, i primi due testi da un patriarca, che è una, insomma, sono un gruppo di tre testi. Desideri che non gli appartengono lo hanno colonizzato, sono inseparabili adesso. Ciò che desidera lo definisce e lotta quotidianamente per non essere ciò che è. Questa piccola riconquista lo fa sentire meglio. È bello non sentirsi più vittima. Provare pietà per il vecchio sé e fiducia nel futuro. Pensa al piede di silicone con una vagina nella pianta e sa di cambiare a seconda dei porno che guarda. La barra delle ricerche gli ricorda che amano accoppiarsi, Young Tranny Feet. Il cazzo di una trans lo ha lasciato indifferente, anche se era veramente un bel cazzo, e lei praticamente una donna. Era una donna. A volte si sente vittima dei desideri, altre volte pensa che i suoi desideri siano un diritto. Vorrebbe convivere con ciò che desidera. I suoi desideri vantano dei diritti su di lui. Questa è la seconda. Vuole parlare con le donne di femminismo. Non capisce molte cose, deve sospettare dei pensieri spontanei. E stare attento a come si esprime. Non si sente un oppressore e molte donne non si sentono oppresse. Quando si guarda allo specchio, si forza a vedere un mammifero. Qualche mese fa, durante un pranzo fra amici, una ragazza omosessuale gli ha detto che gli uomini sarebbero dei coglioni a essere femministi e che la loro è una guerra. Sul pullman sale una ragazza molto sudata. È una pallavolista e avrà 16 anni. Puzza un po', ma non è per questo che il signore seduto la fissa, gli occhi che ne soppesano le parti. Pensa che forse dovrebbe fare qualcosa. Vede l'uomo prendere la stoffa dei pantaloni all'altezza della zip e tirarla verso l'alto come per darsi un pizzicotto. La stoffa si tende fra pollice e indice. La mano forma un ok. Rimane immobile. Le porte del pullman si aprono. La ragazza scende. Grazie. Grazie, grazie Riccardo, grazie a tutti. Grazie a Bernalda, grazie a Leonardo, Riccardo, Frolloni e Riccardo Innocenti. Dunque, forse prendo spunto da uno dei commenti, magari possiamo un paio di minuti dedicarceli ancora perché Mauro Barbetti nota in quasi tutti una tendenza a dislocare l'io soggettivo che la dice lunga sull'attuale crisi a identificarsi con modelli condivisi e certi. Forse se qualcuno di voi vuole dire qualcosa, aggiungere qualcosa su questo e non semplicemente silenziosamente assentire, perché credo che l'assenso, diciamo, è indiscutibile rispetto a questa osservazione, però magari se c'è una osservazione che qualcuno vuole fare, una postilla per chiudere.
Se nessuno ha niente da dire, dico una cosa telegrafica io al volo. Sì, l'IO è in crisi da un bel po' di tempo e mi viene da dire che nel mio caso è più una diminuzione dell'IO, nel senso che io cerco un sacco di farlo regredire a uno stato neonatale in alcuni momenti e questa cosa è dovuta al tema che è l'assenza, è il tornare a dove non c'era niente e andare dove non c'è più niente. Perché anche il robot è uno scenario che si può intuire post-apocalittico, anche se non è detto. Ecco, non... Quindi sì, l'io non c'è perché non ci sono più persone e non c'è più nessuno con cui avere un confronto, nel mio caso, ecco. Ma se posso essere invece fuori dal coro, perché io in realtà io lo dico nelle poesie e lo continuo a dire, lo continuerò probabilmente a dire, questo non mi sembra però prerogativa per, come posso dire, smentire il commento, perché effettivamente la crisi a identificarsi non è neanche di oggi, cioè va avanti da un bel pezzo, siamo tutti quanti figli dell'era berlusconiana e penso che le crisi identitarie vengono, insomma, almeno da un trentennio a questa parte, siano piuttosto evidenti e multiple, cioè solo, senza parlare solo dell'Italia, insomma, cioè oggi dai, il discorso è frammentato, molto complesso, eccetera, eccetera. Questo non mi sembra però un emblematico per dire che invece l'io in poesia è assolutamente da evitare, anzi, in qualche modo lo diciamo, forse il problema sta proprio nel mezzo, cioè stiamo parlando di poesia, stiamo parlando di una forma d'arte e quindi in qualche modo c'è già una dissociazione quando parlo di io, quando mi metto in una poesia e scrivo io, chiaramente non sono io, cioè mi sembra piuttosto evidente, non posso essere io, non può essere mio padre quella della poesia, non può essere quel luogo lì, stiamo facendo fiction, cioè molto spesso ce lo dimentichiamo, è una forma d'arte, se dobbiamo ancora ribadire questo, allora più mi sembra, e ripeto, forse sono un po' fissato in questo, mi sembra più un problema di critica, cioè un problema di lettura di questi testi, perché cioè, non sono io il primo a dirlo, basti pensare a Walter City che dice mi chiamo Walter City come tutti, e stiamo parlando di un romanzo Troppi Paradisi di un bel po' di tempo fa. Quindi, insomma, che siamo un gruppo di dissociati, di psycho, non so, turbo psycho, non so che cosa dire, mi sembra piuttosto evidente, però nella poesia direi io c'è in un modo o nell'altro, possiamo fare una poetica in cui l'io scompare, dove c'è il tu, dove c'è l'assenza del soggetto, benissimo, io continuo a fare il mio modo di fare poesia che magari non interessa a nessuno, però io lo dico io e basta. Io vorrei dire una Grazie. cosa, posso? Molto veloce. Sì, secondo me cioè, la mia raccolta cioè, parte proprio da questa, la mia scrittura parte proprio da questa prospettiva. Cioè il fatto che sostanzialmente, almeno penso sia una questione generazionale, penso sia una cosa che in realtà trascende le generazioni, c'è cioè una forma di agnosticismo, una forma di c'è cioè una scarsa fiducia nella realtà in generale, secondo me, nella possibilità di agire sulla realtà a vari livelli, penso a quello politico. E per me questo era un problema in realtà, cioè l'impersonalità dei miei testi non è pacificata, io non vedo, non è assolutamente pacificata. Era una necessità, ahimè, e in realtà penso che come, vabbè, a parte quello che diceva Riccardo, è perfettamente condivisibile, cioè non è mai perfettamente sovrapponibile, e quando si parla di sovrapponibilità è un gioco di prestigio, sostanzialmente. Però il fatto in sé che anche questa finzione sia rifiutata è indicativo.
effettivamente. E sinceramente penso che apposta, come diceva, cioè, lo stato di cose è tale, proprio a livello quasi, direi, ideologico, nel senso più, con l'accezione più ampia, che sarebbe strano se fosse altrimenti. Questo è quanto. Beh, direi che comunque alla fine la posizione di Leonardo, quella di Riccardo, anche Frolloni, ma anche di Innocenzi, non mi pare, ma come lui stesso ha detto, Riccardo Frolloni, smentisca il commento, perché va da sé che il rifiuto netto dell'io si può dare soltanto dialetticamente, cioè in un momento in cui c'è un io forte, a quel punto una posizione potrebbe essere quella di negarlo. Ma nel momento ormai in cui siamo, che l'io si è disgregato forse da un secolo, la disgregazione ormai è talmente assimilata che non sentiamo più l'esigenza di negarla e possiamo ammettere abbastanza serenamente che l'io artistico è una fiction e che quindi, se poi si intende non esserlo, è un gioco di prestigio. Mi pare perfetto il riferimento. D'altra parte, però, l'io che pur non scompare, ma si cerca e si cerca a prescindere da qualunque tipo di modello, questo rimane. Questo mi sembra comune, lo direi anch'io, nel senso, non è un io che si cerca su una linea già tracciata, mi pare. Forse il caso di Emanuele è un pochino diverso, almeno fra noi, fra gli autori che sono qui. Però, in tutti i casi mi sembra che sia quando viene enunciato, quando viene posto in terza persona, come spesso avviene magari nel caso di Riccardo Innocenti, o ricostruito a partire da un automa, da qualcosa che umano non è, in cui si vuole trovare come un'altra forma, diciamo, di umanità, no? In ogni caso, la ricerca dell'io è una ricerca che va avanti su una terra bruciata. Poi c'è bisogno di, in qualche modo, di riferirsi artisticamente a un io. Ma la differenza magari rispetto a un passato neanche troppo lontano è che non si eredita, non si ereditano gli strumenti per ricostruirlo, mi pare, ma che va proprio pensato su una base, che è una terra minata, esplosa da tempo e desolata. Questa mi sembra l'impressione, sia che viene usato in un senso o nell'altro, reinterpretato, ma in ogni caso. Cioè, è un io dislocato rispetto alla locazione che viene da una tradizione che offre ancora gli strumenti per ricostituirlo. Questa è una mia opinione, ma mi sembra di notarlo e che accomuna un po' anche le diverse posizioni. Siamo all'ora e mezza. Federica, vuoi chiudere tu, se non ci sono altre osservazioni, con un saluto finale o un commento finale, così ci salutiamo. Io che non parlerò più, ringrazio Riccardo Frolloni, Leonardo De Santis, Bernalda Titanno, Riccardo Innocenti e Emanuele Franceschetti. E tutti coloro che ci hanno seguito. Mi unisco a Valerio per i saluti, è stato un grandissimo piacere leggervi, vi ho trovato molto 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 originali, come anche ho avuto modo di dire a Valerio. È bello vedere come la poesia giovane dia un suo contributo all'innovazione. Quindi grazie davvero. Grazie a voi. Grazie a te, a voi, sì. Buonasera. Grazie. Ci vediamo allora. Grazie. Grazie a tutti. Ciao ciao, ciao ciao.